Ciao ragazzi, bentornati nel canale. Oggi siamo nel post partita di Milan-Inter, ma non sarò io a farvelo, ma sarà Nido 774 Candido, buongiorno a che tutti. appare per la prima volta su questo canale. Alessandro, allora. Appunto, appare per la prima volta su questo canale. Non vi faccio post partita io, almeno ho visto gli ultimi 20 minuti perché non avevo tempo per guardarla, quindi lui l'ha guardata tutta, vi dica cosa pensa. Intanto Sì. corn, niente. Allora, ragazzi, l'ho guardata tutta tutta e vi posso dire con certezza che il secondo tempo. Dal 60esimo in poi l'Inter ha quasi totalmente dominato. Intanto 5 di recupero. Sì, dato 5 di recupero. Invece nel primo tempo il Milan ha battuto, cioè il Milan ha fatto 13 tiri, l'Inter 8, cioè l'Inter 5, scusatemi. Quindi tu dici che il Milan ha fatto meglio il primo tempo e l'Inter il secondo tempo. Assolutamente sì. Ma anche per la E situazione della descrivici squadra. un po' i gol, come sono stati? Allora, ovviamente ragazzi sono milanista, quindi prendetela come volete, però credo di poter dire che il gol più brutto, tra parentesi, sia stato quello di Giroud, che era praticamente quello identico a quello che ha fatto contro il Napoli l'anno scorso, il tap-in, lui ci mette il piede e la palla va in porta. Cioè, che però è stato un gol fondamentale, se no il Milan in questo momento sarebbe in vantaggio. Per ora, però. Poi il gol di Brozovic è stato comunque molto bello perché Brozovic si è infilato con anche un buco difensivo del Milan. E poi soprattutto il gol più bello secondo me è stato quello di Leao. Quale, secondo, il primo o il secondo? Il primo ha fatto un ottimo tiro in cui Handanovic secondo me non ci poteva proprio fare niente. Invece nel secondo tanti dribbling, ho letteralmente ubriacato Skriniar e De Vrij. Ed è riuscito appunto a mettere Mentre il, tappava la vabbè, difesa secondo il dell'Inter. gioco, com'è? Il gol di Dzeko non è stato male perché si è infiato bene. Tomori si era un po' dimenticato, ma può capitare dopo anche 90 minuti di difesa comunque ottima. Oltre qualche errore, comunque ci va sempre Ma un complessivamente a altro. parte i gol, nel senso, vabbè, andiamo a ricapitolare un attimo. Ah, per il Milan ha fatto il primo, è passato in vantaggio Inter con Brozovic, pareggio il Milan con Leao, Io posso dire con 2 a certezza. 1 al Milan con Giroud, 3 a 1 di Leao e 3 a 2 di Io Dzeko. posso dire con certezza che per Sì. me il miglior giocatore della partita è stato assolutamente Leao. Anche Maignan, cioè quel poco che ho visto, Maignan Maignan, ha parato il ragazzi, mondo a santo Lautaro. Mike, santo Maignan, perché Poi, ha salvato veramente una squadra intera. per quanto Perché riguarda il possesso, in realtà le statistiche più o meno pari. se Quindi, contiamo tra primo tempo e secondo, sono più o meno sì, 20 uguali. tira 15 per il Milan, 5. Sì, è Sì, stata sì. una E partita equilibrata nelle statistiche, in realtà. soprattutto ragazzi, veramente bellissima. Sì, immagino. Adesso speriamo e Vediamo un po' intanto questi ultimi 2-3 minuti della partita, che penso saranno 10-20 secondi in più per. D'Ambrosio che sta lì probabilmente solo per addormentarsi. Poi vabbè, i cambi, dentro Forse. Brahim al posto di De Ketelaer. Cosa ha fatto De Ketelaer? Molto, ha recuperato molti palloni, è stato molto Ma ha fatto decisivo. tiri importanti. Non particolarmente, però comunque è stato molto decisivo, secondo me. Messias ha fatto qualcosa? Molto. Non, devo dire che tutti quelli a Milan mi sono piaciuti, magari tranne Tonali, una prestazione un po' sottotono, che comunque ha fatto l'assist. Io ce l'ho a Fantacalcio, sia Brozovic che Tonali, quindi fortuna mi ha detto È dentro Salmacherso che non ha fatto niente di che. bene. Sì. Ma Origi qualcosina ha Origi fatto. sì, sta tenendo molto Giroud chiaramente ha palla. fatto il gol. Non so se abbia fatto. Mi piace molto come giocatore Mentre la Origi. partita sta per finire, Sì. siamo al 93esimo. Sì. Kier, vabbè, è al posto di Kier, Calabria. probabilmente è perché Calabria era un po' stanco e E Pobega al giustamente. posto di Tonali. Questi sono i cambi Tonali del è Milan. Poi molto. dell'Inter. Dell'Inter Correa tipo ha fatto qualcosa? Non molto. Mi è piaciuto molto di più Lautaro. Però anche Lautaro è Tipo sottotono. Dumfries e Darmian. Darmian mi è piaciuto molto. Anche Dumfries. E mi sono piaciuto parlato. Però forse l'uomo partita dell'Inter. Sono stati magari prendo un trio Brozovic, Çalhanoğlu e Darmian sono quelli che mi sono piaciuti di più. Madonna! Che gol che stava per fare Mkhitaryan, Madonna! Mkhitaryan, ragazzi. Madonna! L'avevo vista dentro. Fortunato il Milan in questi ultimi minuti. Eh beh, però c'è da dire Cioè, da quel che ho visto negli ultimi 30-20 minuti, l'Inter meritava almeno il gol. comunque. Cioè,
E beh, però sono Sarebbe, per me dietro. sarebbe stato bellissimo il 3-3, meglio vittoria al Milan che vittoria all'Inter, però dell'Inter entro Mkhitaryan, Di Marco, Dzeko, Gosens, D'Ambrosio, Postiglia, De Vrij, Darmian, Correa, Ragazzi, Bastoni posso, e sono, Barella. io ragazzi, sono molto soddisfatto del Milan perché è cresciuto, cioè proprio nella gara è proprio cresciuto. Quindi sono molto Veramente paura per soddisfatto. il la panchina del Milan. Sono molto Manca soddisfatto. nulla, dovrebbe essere finito. Tra poco dovrebbe fischiare l'arbitro. Vediamo un po' se ci sono altre occasioni. Non credo. Abbiamo un po' attenzione a Di Marco che No, recupera lascialo l'ultimo seguire. pallone. Come Sì, Di abbiamo fatto Marco così? devi. Ok. Ausens, Io vediamo spostami. un po'. Di Marco fallo No, è troppo contropiede. buono. Sono partito per NDS, prendilo Dezzino. Vediamo Lei? un po'. Origi può, Origi? de può arrivare il gol vittoria? No, cioè il gol della. L'ha un po' Però. sciupato Righi, ma penso che sia abbastanza Però. terminata. Sì, è terminata. Signori. 3-2, adesso la. Ed è finita. Mi sarebbe piaciuto il pareggio. Uff. Però il Ragazzi, veramente Milan che una va partita a prima 11. bellissima perché è veramente stata una partita Però l'Inter fenomenale, insomma. almeno è pari punti con la Juve, considerando che ha subito 6 gol in più. Quindi mi è piaciuto tanto, però ha fatto anche Spero molti che gol in più. l'Atalanta faccia un risultato. Quindi Cioè, più che ragazzi, altro, più che l'Atalanta che non mi preoccupa tanto è la Roma, che spero prossimi risultati, io spero pare. magari un pareggio tra Udinese e Roma perché la vittoria dell'Udinese mi Ma piacerebbe, sì. però Poi sarebbe molto vabbè, il difficile. Napoli. Poi tra Lazio e Napoli anch'io vorrei. Spero. Ho anche una vittoria. No, A me pareggio. piacerebbe una vittoria, cioè un pareggio, però poi, se proprio devo scegliere una vittoria della Lazio. No, io invece. Cioè, anche io. Quindi Dipende. ragazzi, per oggi mi sa che è tutto. Però Io io penso che il Napoli spero. si riscatterà. Dai. Spero che vi sia piaciuto questo post partita e noi ci salutiamo vedendo l'immagine di Leao. Ciao! Ciao.